Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Captain Todd Treasure Tracker per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio avevo iniziato il libro numero 3 e ci eravamo lasciati qua. Avevamo completato anche il capitolo 5. Oggi direi di riprendere dal capitolo 6 sulle orme dei coccinelli. In questi giorni vi sto pubblicando tanti episodi di Captain Todd e a breve tornerò anche su Mario Plus Rabbids perché vorrei terminare entrambe le ferie prima di partire per le ferie. Sì, ragazzi, anch'io me ne andrò in vacanza per circa una settimana. Non vi preoccupate perché comunque troverete sul canale tanti nuovi video e naturalmente potrete seguirmi su Instagram perché vi pubblicherò delle foto del mio viaggio. Allora, adesso senza perdere altro tempo direi di partire proprio da questo livello. Vediamo dove si trovano i vari diamanti. I prossimi due episodi di Captain Todd probabilmente saranno parecchio lunghi perché voglio provare a... sono cascato giù. Voglio provare a terminare velocemente anche il libro numero 3. Allora, vediamo cosa c'è qua. Intanto ho già trovato un diamante, eh. Attenzione. Ok, possiamo passare a fianco senza farci colpire. Allora, lì c'è un ascensore. Lì c'è la oh mamma che pelo però. Lì c'è la stella. Qui c'erano delle monete nascoste. Anche qua ci sono delle monete nascoste. Secondo me come obiettivo secondario ci chiederanno di non rompere più di un tot di blocchi. Non vedo niente però. Allora, qui c'è un funghetto, però possiamo... Aia. Abbiamo recuperato anche il diamante. Speravo di non farmi colpire. Mamma mia, abbiamo rischiato di finire giù. Dove passano i coccinelli, però... sembrerebbe che il terreno sia... duro. Allora, secondo diamante recuperato, dove caspita potrebbe essere l'ultimo... per forza lì sopra. Per forza lì sopra. Allora, forse ho capito che strada possiamo fare, eh. Ok, quella che percorrono loro. Perfetto. Ecco l'ultimo diamante. E la stellina si trova lì. Qua non si casca giù. Allora. No. Mamma mia che pelo. Devo cercare di capire come raggiungere la stellina. Perché un modo c'è di sicuro. Magari seguendo i coccinelli. Direi di no. Attenzione a sti affari. Dobbiamo andare a tentativi, ragazzi. Dobbiamo andare a tentativi. Faccio che seguire i coccinelli perché probabilmente mi indicheranno la strada da seguire. Anzi, vado da solo. Siamo coraggiosi noi. Qua. Sì, perfetto. Abbiamo beccato la strada giusta. Sono curioso di sapere qual è l'obiettivo secondario. Nessuna lastra rotta. Ok, quindi dobbiamo percorrere la strada giusta. Ok ragazzi, eccoci qua. Obiettivo secondario completato. Praticamente basta passare dove passano i coccinelli. Andiamo a beccare il Todd pixellato, anche perché sennò questo livello non si sarebbe chiamato sulle orme dei coccinelli. Allora, per trovare il Todd pixellato ci conviene buttarci giù, ruotare la mappa e guardate dov'è Todd. È proprio sotto uno degli ascensori, quindi facilissimo da trovare.
Ok, ottimo lavoro. Prossimo livello. Condorotti in gabbia. Sono bellissimi sti livelli, sono veramente belli. Anche perché non sono uguali uno agli altri. Sono tutti diversi. Allora, attention. No, lo sapevo che mi colpiva. Allora, saliamo su. E come facciamo? Ah, dobbiamo usare, mi sa, i condorotti. Provo a buttarmi sopra. Ok, uno l'ho sconfitto. Però tanto non posso passare. Ok, funghetto. Almeno abbiamo recuperato la nostra altezza naturale. Che serve? No, 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 no. Ci serve l'apertura. Adesso! E che ci faccio qua dentro? Ah, ok, era per passare da questa parte di qua. Ah, vedete? Ingegnoso. Così possiamo utilizzare i condorotti per rompere quei blocchi di cemento. Bravissimo. 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 E diamantino. Via, via, via. Vai, Toadette. E adesso possiamo passare da questa parte di qua. Attenzione a non farci colpire. Ok ragazzi, sono arrivato dall'altra parte. E prendiamoci la stellina. Probabilmente dovremo raccogliere un tot di monete per completare l'obiettivo secondario. No, il fungo dorato dobbiamo trovare. Andiamo a cercarlo. Ok ragazzi, come immaginavo, il fungo dorato si trova praticamente qua. Perfetto. Invece che scendere a destra dovete scendere a sinistra. Tanto poi la stellina la potete raggiungere facilmente. Allora, vi ho mostrato dove si trova anche il fungo dorato. Andiamo a cercare il Toad pixellato. Allora ragazzi, il Toad pixellato si trova qua sotto. Preso. È facilissimo da trovare. Ok, altro livello completato al 100%. Passiamo al livello 8, il deserto su e giù. Dal nome sembrerebbe un livello molto interessante. Ok, ullala. Diamantino. Sparisci. Ah, però aspettate, devo abbassare. Infatti, devo abbassare questa barriera. La rialziamo. Dai, ombres. Allora, ti estraggo. Però non mi torna una cosa. No, come faccio adesso a prenderlo quel diamante? Forse una soluzione c'è. Dovrei utilizzare lui. Aspettate, forse così ce la faccio. No, così si schianta. Forse così ce la faccio, vediamo. È l'unica soluzione. Devo avvicinarmi molto al bordo e poi lanciarlo. Wow, che lancio. Mamma mia. No, spero di non averlo perso quel diamante. Anche se potrei far così. Così.
Così, adesso. Ok, risolta. Ce l'abbiamo fatta. Meno male perché non mi andava di rifare il livello per un diamante. Facciamo 1, 2 e 3. Dobbiamo giocarcela con i tasti, eh. Allora, un diamante si trova lì. Facciamo così. Aia, mi ha colpito. Vieni qua. Così siamo tutti più tranquilli. Preso! Ok, adesso possiamo procedere. E prendiamo la stellina. Mi sto immaginando l'obiettivo secondario. Interruttori usati solo 8 volte. Allora devo rifare il livello. Vi faccio vedere velocemente qual è la strada da percorrere per usare al massimo 8 volte gli interruttori. Questo qui è il secondo. Poi dovete premere questo, questo e questo. Allora, adesso è bassa. Dobbiamo fare in modo che se io premo quello si alza, si abbassa, si alza. Quindi andare qua, qua e qua. E voilà, il gioco è fatto. Facile, facile. Adesso che abbiamo completato anche l'obiettivo secondario, passiamo al Todd pixellato. Però attenzione. Livello con le mimummie. Quindi completiamo prima questo. Vediamo quante monete riuscirò a recuperare. Ritorno al dedalo delle mimummie. Questa volta tocca a Todd, eh. Non dobbiamo farci prendere. Non dobbiamo farci prendere. Infatti sono velocissime. Ah, mi hanno preso. Devo ficcarmi là dentro. Vabbè, vediamo quante monetine abbiamo recuperato. 139. Pensavo di riuscire a recuperarne qualcuna in più. L'altra volta ero riuscito a superare bene il livello. Invece questa volta è andata male. Allora, dicevo, cerchiamo di recuperare anche il Todd pixellato. Ok, se guardate bene si intravede già. Todd si nasconde qua dietro. Molto facile da trovare. Addirittura non dovete neanche girare la telecamera. Passiamo al livello 9. In carrello nel tempio perduto. Mamma mia, livello alla Indiana Jones. Questo livello qua non me lo ricordo. Perché vi ricordo che Captain Todd l'avevo già portato sul canale parecchio tempo fa. Però guardate che spettacolo. Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo sbrigarci. Vai Toadette. Ok. Ci siamo. Formiche, dobbiamo abbattere tutte le formiche magari. Poi io le tiro giù tutte. Per sicurezza li tiro giù tutte. Mamma mia. Ah, non c'è niente lì. Qua ci sono un po' troppi nemici. Però non vedo i diamanti. Me li sto dimenticando da qualche parte. Ok, sono arrivato in fondo. Ciao ragazzi. Vi lascio lì. Mi prendo questo. E vi supero con una velocità incredibile.
Ah, qui sotto c'è sicuramente un diamante, infatti, eccolo lì. Vai. Oh, non riesco a prenderlo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che colpo. Che colpo. Oh, e voi? No, troppi. Troppi, troppi, troppi. Dopo lo recupero il diamante, tanto ho visto dove si trova. Si casca giù. Mamma mia, che volo incredibile. Che colpo. Non ho recuperato la vita però. Gran colpo. Non so dove possa essere il diamante però. Allora, uno l'abbiamo recuperato. Uno abbiamo visto dove si trova. E l'altro o è qua sotto o non so dove possa essere. No, non c'è. Ci sono solo un sacco di monetine. Niente, devo scoprire dove si trova. Quindi rigiocherò il livello. Ah, dobbiamo prendere il fungo One Up per completare il livello al 100%, oltre naturalmente a prendere il Todd pixellato. Ragazzi, guardate dove si trova l'ultimo diamante. Si trova proprio là in cima. Sono riuscito a recuperare anche la vita al volo, quindi siamo riusciti a completare questo livello al 100%. Guardate, voglio completarlo con 100 monete tonde tonde. Non ne voglio prendere neanche più una. E adesso dovremo soltanto cercare il Todd pixellato. Quindi partiamo immediatamente alla ricerca del Todd pixellato. Ok ragazzi, il Todd pixellato di questo livello si può trovare molto facilmente. È proprio lì sopra. Praticamente si trova all'inizio del livello. Ottimo lavoro. L'impresa di Capitan Todd. Vediamo cosa succede. Guardate che spettacolo sto paesaggio. Vai capitano. Ok, sta cucinando una zuppa di funghi. Anche perché ci sono solo funghi in zona. Mentre Wingo ci passa proprio sopra la testa con la stellina e Toadette. Vai Todd. Ormai con tutte le monete che abbiamo raccolto ha riempito la tenda. Ciao, proseguiamo. Livello 10, il fortino delle pedane di gruppo. Probabilmente è un livello dove utilizzeremo le ciliegie. Perché pedane di gruppo. Infatti ci sono le ciliegie. Via dalle scatole, grazie. Queste le buttiamo via perché tanto non ho bisogno di altro. Ah, magari eliminiamo questo qua che sta volando qua sopra. Infatti, dopo aver preso tutte le monetine. Mamma mia, che pelo. Ok, le abbiamo recuperate tutte. Andiamo un attimo qui sotto perché voglio vedere cosa c'è. Un'altra pedana di gruppo. Ci servono almeno 3 Todd. Qui c'è qualcosa. Aha, un funghettino. Che in questo caso ci ha dato 10 monete. Allora, prima di moltiplicare il nostro amico Todd, facciamo che eliminare i nostri amici pennuti. No, ma queste qua sono belle da rompere con gli altri Todd, però. Perché da solo ci mette un pochettino. Lì c'è già un diamante. Beh, almeno sappiamo dove si trova uno dei 3 diamanti che stiamo cercando. Eccola il piccone. Vabbè, facciamo che rompere tutto. Mi prendo già il diamante, siamo a posto. Ce n'è un'altra lì sotto. Come faccio a raggiungere quella Ah, ma sì, ok. Però sto cercando di capire come possiamo raggiungere quella. Vabbè,
Un problema alla volta, va. Andiamo a raccattare sta ciliegia. Ah, però ci servono 3 Toad. Ah, mi toccherà rifare il livello. Perché non ci voleva. Non ci voleva la morte di quel Toad. Sì, perché di lì non si va da nessuna parte, tutto bloccato. E niente, saliamo le scale allora. Aia. Niente, sono bloccato, fantastico. No, beh, bloccato no. Però poco ci manca, insomma. Altri 2 Toad. Qui cosa c'è? Un diamantino. Quindi 2 li abbiamo recuperati. Ok, bravissimo. Si è bloccato. No, però sono molto distanti i Toad. Dobbiamo farli riavvicinare. Perché così possiamo usare direttamente l'ascensore. Ok, andiamo a prendere la stellina. Devo rifare poi il livello per recuperare anche l'ultimo diamante. Ok ragazzi, ce l'ho fatta. Ho completato il livello con 5 Toad e con tutti i diamanti. Andiamo a cercare il Toad pixelato. Il consiglio che vi posso dare è di eliminare prima tutti i nemici, così potete muovervi con i Toad molto più facilmente. Ok ragazzi, il Toad pixelato, guardate dove si nasconde. Dietro al manifesto di Wingo. Abbastanza facile da trovare. Passiamo al livello 11. Passeggiata sui pannelli ribaltelli. Mi sa che questo livello qua non sarà semplice, eh? O almeno a primo impatto. Attenzione, non cascar giù. Infatti, come immaginavo, i pannelli si richiudono. E ho mancato il diamante. Devo rifare. Dopo un po' si richiudono i pannelli. Quindi stiamo attenti. Ok, diamante preso. Di qui si apre questa stradina qua. E secondo me, eccolo qua il secondo diamante. Infatti immaginavo che ce ne fosse un altro. Dove mi sta portando? Qua. Però lì muoio. Come caspita faccio? Ah. Ok, ci sono. Vabbè, il diamante l'ho preso. Però fatemi fare una prova così per curiosità, eh. Così magari vi posso dare una mano. Allora, vediamo. Facciamo così. Pensavo girasse. Vedete, dovete fare così e poi buttarvi giù di qua. Qui dentro cosa c'è? Ah, un sacco di monetine. Dovete attivare entrambi i punti esclamativi comunque, perché sennò non ce la farete. Cadrete giù praticamente. Adesso possiamo salire. No, però là c'è qualcosa secondo me. Qua secondo me c'è qualcosa. A parte le monetine. Però sul tappeto qui c'è qualcosa. Mi butto giù perché voglio andare a vedere. No, pensavo ci fosse tipo un funghetto dorato, qualcosa del genere. Allora possiamo andare a recuperare immediatamente la stella. Non dico che ho recuperato tutte le monetine, ma quasi. Qui non c'è niente.
Ok, ho dato una bella occhiata al livello. L'ho fatto anche per voi, perché non sapendo qual è l'obiettivo secondario, non vorrei che fosse le monetine. Quindi rischiamo poi di non averne abbastanza o dover rifare il livello per un piccolissimo errore di valutazione. Allora, adesso la stradina si chiuderà, noi la riapriremo per poi raggiungere la stellina là in cima. Vai, 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 vai. Possiamo anche correre, tanto la strada è tutta dritta. Però è un livello fin troppo facile questo qua. Un po' mi puzza. Va bene, stellina recuperata. Fin troppo facile come livello. Infatti, vedete, ci chiedevano le monete, 45 monete raccolte, per fortuna ne ho raccolte abbastanza. Passiamo al Todd pixellato. Ok ragazzi, il Todd pixellato si trova qua sotto, molto facile da individuare. Dovete semplicemente girare la telecamera verso destra. Livello 12, la roccaforte dei blocchi pietra. Ok, e con questo concluderemo questo episodio di Captain Todd. Allora, attenzione ai pallottoli Bill. Oh, finalmente un livello un po' più complicato. Allora, qui dobbiamo ruotare qualcosina. Ah, dobbiamo abbassare quello. Un cannone. Ah, per abbattere i nemici. Ma quelli rossi non si chiamano Banzai Bill? Perché magari si chiamano così. Adesso al momento mi sfuggiva il nome. Ah, non passano, niente, devo attivare l'altro cannone. Direi che ho rotto abbastanza. Allora, andiamo dall'altra parte senza farci colpire. E abbassiamo anche il cannone numero 2. E facciamo piazza pulita degli ultimi nemici. Magari. Ecco, perfetto. Allora, ho distrutto tutto. Sì, direi che può andar bene. Ho distrutto praticamente tutto, mi mancano dei blocchi però, E visto che magari dall'altra parte potrebbe esserci roba interessante, mi conviene farli saltare. Beh, me ne manca solo uno, ma non importa. Non mi pare così fondamentale, insomma. Vedete, sono passato dietro. Te pareva. Ok, mi hanno fatto passare. Stiamo attenti perché... guarda come mi insegue. Ah, sì, mi insegui. Vai via. E eliminiamo anche il tuo amichetto là in fondo. Ah, si è nascosto. Non posso più prenderlo. Allora, torniamo a noi, perché qui c'era qualcosa di molto interessante. Un funghettino, meno male. Meno male. L'altro diamante si trova qua. Eccoli! Eccoli, lo sapevo. E te pareva che mi colpivano. No, 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 no. L'altro diamante si trova lì. Ho una rapa e sono armato. Comunque ragazzi, ho scoperto che quel diamante là si può prendere soltanto utilizzando il cannone. E inquadrando bene, 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 perché vedete, la rapa deve proprio passare. Deve proprio passare tra
tra quelle colonne. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo completato il livello. I Banzai Bill danno parecchio fastidio. Allora, dobbiamo completarlo sparando 10 o meno colpi di cannone. Ok ragazzi, anche l'obiettivo secondario l'abbiamo completato. Considerate che io ne ho sparati 5 e sono riuscito a liberare la strada per la torre, quindi non c'è bisogno di arrivare a 10. Direi di passare al Todd pixellato. Allora, per il Todd pixellato vi servirà questo cannone. E guardate dove si trova. Si trova proprio lì di fianco alla pila di monete. Quindi dovete far piazza pulita di questi blocchi di pietra per poterlo vedere. Abbastanza facile da trovare. Dovremmo ancora... Ah, eccolo qua, diluvio di monete. Facciamo che completare ancora questo livello prima di concludere questo episodio. Poi nel prossimo naturalmente completerò gli ultimi, in teoria, 6 livelli. Riproviamo con le ciliegie. Ok, si parte. Vai, 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 vai. Voglio tutti i Todd. Mamma mia, guardate quanti Todd. 316 monete. Fantastico. Siamo partiti anche con un paio di secondi di ritardo, perché purtroppo non mi fanno dare un'occhiata al livello e poi partire. Allora, direi che possiamo terminare questo episodio di Captain Todd Treasure Tracker qua. Mi sa che ce ne sono più di 18 di livelli, perché guardate, siamo praticamente a metà del libro. Non importa, cercherò di completarli comunque tutti quanti. Come sempre ragazzi, spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Captain Todd Treasure Tracker. Alla prossima ragazzi!